Buongiorno a tutti, volevo girare questo pezzetto di video iniziale, questa intro, a casa non mi è stato possibile. Vabbè, quindi mi sono rifugiata in macchina. Oggi è il 3 di novembre, tipica giornata, autunnale, c'è la nebbia, bellissima. Ero del tutto intenzionata a non truccarmi stamattina, perché gli ultimi giorni mi stanno... Sono stati, infatti avete visto, non ho postato quasi niente, sono stati abbastanza pesanti da vari punti di vista. Non me la sentivo di fare la lagna, neanche fare la lagna, però di dire oh, non ce la faccio, non mi sento bene. Che è legittimo, sia chiaro, però c'è anche da dire che i giorni del deltaplano non hanno aiutato il mio umore, che la commemorazione dei defunti, come tutti gli anni, per me è un momento estremamente triste, ma non perché io durante gli altri 364 giorni non pensi a determinate cose o non abbia determinati ricordi o non pensi a determinate persone, ma non lo so, ho avuto la, tra molte virgolette, ma l'augurata idea di andare al cimitero e ci sono stata 10 minuti, è stato straziante. Quindi sono uscita anche se voglio tornarci perché voglio portare dei fiori. Ieri sono andata prima delle 8 di mattina, poi ho notato che sono arrivata dalla parte opposta a quella del fioraio. Ho visto che era aperto dopo quando sono andata via, però ho detto vabbè, devo andare al lavoro, faccio un'altra volta, voglio portare anche le bambine. Che altro, che altro? E quindi così. C'è da dire anche che devo portare via delle cose di mio padre dal suo ex studio e quello sarà veramente veramente tosto. Quindi non posso più procrastinare, devo farlo per forza. E sarà tosto perché lì c'è tutto, nel senso che il suo studio era la sua vita. Lui passava tutto il giorno lì, un uomo veramente integerrimo per quanto riguarda il lavoro, a discapito anche di altre cose. Lui poi se n'è reso conto, diciamo, quando era più là con gli anni. E quindi c'è lui lì. Cioè, in quello studio non si lavorava soltanto, ma c'era anche le dichiarazioni dei redditi, le 6 del mattino per fare le dichiarazioni dei redditi, i mondiali visti con la televisione lì perché c'erano da fare le dichiarazioni. Sembra che giri tutto intorno alle dichiarazioni dei redditi, che poi tendenzialmente è così. Però insomma, era il suo mondo, ecco, era il suo mondo. Dalla mattina presto, dove arrivava, si leggeva il giornale, prendevamo il caffè, ci aggiornavamo così. E, insomma, tanti, tanti momenti. Io ho detto di aspettare le gemelle, glielo ho detto in ufficio. E, vabbè. E questo è quanto. Io spero che la giornata possa solo migliorare. Voglio crederci fortissimamente. Ieri ho sistemato un po'. No, quando è stato il primo, mi sono concessa questo primo del mese, di libertà e sono rimasta a casa la mattina e ho fatto, il mio armadio. Volevo fare decluttering, è stato. È abissale perché io sono tutta o bianco o nero, non ho vie di mezzo, quindi adesso io mi ritrovo con tantissime cose che salve signor Nettur, no, non mi guardi così signor Nettur, mi tolgo un attimo, mi guarda male, vabbè, sì. C'è abbastanza. È la mia vita che è una presa in giro, è una presa in giro. Vabbè, facciamo così, ci vediamo dopo, parliamo di tutto il resto.
Avete presente quando stamattina molto presto vi avevo detto che la giornata non poteva che migliorare? Mi sbagliavo totalmente. A parte essere andata, insomma, a svuotare, a prendere le cose che mi servivano dall'ufficio, togliere la targhetta dalla porta di mio padre è stato veramente difficile, però me la sono messa sulla mia scrivania. E a perenne memoria di quello che è stato tutto il suo percorso professionale, ma anche umano, e poi sono caduta come una pera cotta, come una signorina accappottata. No, mi viene da dire. Allora, stavo parlando, sono inciampata in una pedana al lavoro. Ho cercato di frenare la caduta, ma essendo una libellula l'ho procrastinata, infatti sono caduta bene, c'è da dire questo, sono caduta bene, mi è stato detto che se voglio rivederla, c'è il filmato sulle telecamere, ho minacciato querele e mi sono fatta male al ginocchio. Allora, mi sono fatta male alle mani, qui vabbè niente, sono cretinate, un livido qui, e mi sono fatta male, ho battuto il ginocchio. Bene, l'ho battuto perché è leggermente sbucciato e un pochino gonfio. Adesso faccio il ghiaccio, sono tornata adesso a casa. Il tempo che preparo anche un po' di pranzo. E questo è quanto. Ma che bei momenti oggi, veramente, che bei momenti. E si prepara anche a piovere. Domani è il mio compleanno. Quest'anno non ho nessuna voglia di festeggiare, ma non perché. Io non me la sento di festeggiarlo questo compleanno, ma in tutta franchezza lo dico chiaramente. Non so vedere, sono molto cupa in questo. Novembre è sempre così per me. Io non so se funziona così anche per voi. Per me novembre è sempre un mese molto crepuscolare, che è in linea con quello che è il mio carattere, perché io non sono diversa da questo. Però, boh, non lo so, sono giorni strani e complicati. Poi, ovviamente, non è che su YouTube mi metto a raccontare, però, vabbè. Ieri, però, è stata una bella giornata, tutto sommato, anche se con alti e bassi. Non dico niente, non mi auguro niente per il pomeriggio, volevo andare a fare la spesa, ma io comunque mi sono raccapezzata per terra, quindi mi devo cambiare perché il pantalone nero è diventato di un altro colore, però mi sono portata a casa questi pomodorini, queste ciliegine, secondo me sono buonissime. E adesso preparo un sugo per le bambine, ovviamente loro non mangiano il sugo con i pomodori così. Io non so. Avete anche voi l'incubo della famosa perlecchia? Io no, però insomma di solito io le faccio prima bollire e poi le passo col passatutto, quello proprio alla vecchia maniera che serve sempre. E quindi vado, io ho preso, hanno gli spaghetti, oggi spaghetti, le mie figlie mangerebbero solo spaghetti, tutta la pasta di questo mondo. O spaghetti o risoni, che è comfort food per eccellenza. Ci sentiamo oggi pomeriggio, se sopravvivo. Allora, sono finalmente tornata a casa, sono quasi le 18. C'è il marasma qui. Devo ancora fare la cucina, ma sono uscita molto presto, per andare al lavoro. Ho lavorato. Il ginocchio mi fa male, non è proprio il ginocchio, è il polpaccio. Adesso devo cercare questa crema che aveva dato la farmacista a Stella una volta che ho preso una botta, che dava molto sollievo e mi sa che metterò quella, la devo trovare un attimo. Ho fatto tantissimo ghiaccio, cioè ghiaccio i polaretti. Sono andata a fare la spesa, allora ho preso, vabbè. Patate, ho promesso un polpettone di patate e tonno per stasera. Poi ho preso, io compro spesso questi salumi della Montorsi, che poi è soltanto tacchino al forno. Costano 1 euro l'uno, sono 60 grammi. È bello avere porzionato così quantità minime,
Oddio, vedo le ombre, mi sembrava volare qualcosa. Con lunga scadenza, queste sono del 3 dicembre e sono comode da tenere in frigo. E poi ho preso per lo stesso motivo il salame perché ogni tanto le gemelle, questa era anche in offerta 1,30 euro per 94 grammi. Qualcuno di voi mi ha chiesto in un commento perché non metto i prezzi. Tendenzialmente non metti i prezzi perché cambiano da supermercato a supermercato, quindi poi ho preso di fresco solo del crudo dissossato che piace sempre. Poi a quel bell'uomo di mio marito a lui piace tantissimo questa, era in offerta a 49 centesimi, l'ho presa al limone e senza zuccheri aggiunti, ha una sciocchezza no, non ha proprio una sciocchezza di calorie, ma è una di quelle cose che quando vuoi una roba fresca è comoda. E infatti l'ho presa anche allegra. Cioè, ci manca che mi faccio male anche in un altro modo scemo. Poi ho preso per rinfrancarmi, adesso mi faccio un bel bicchierone di Coca Zero Zucchero. Sì, non è la cosa più sana di questo mondo, ma io stasera devo brindare con questa. Poi ho preso per il polpettone, c'erano i filetti di tonno in offerta, questi qui, questi 2,99. Però ho preso anche questi a 1,99 che erano anche in offerta. Le mie figlie vanno pazze per gli spaghetti al tonno. Non la pasta al tonno, gli spaghetti al tonno. Poi ho preso grana grattugiato, grattugiato ovviamente al momento e ovviamente solo grana padano. A me e gli altri non piacciono, non piace neanche il parmigiano. E ultime due cose sono cose che non mancano mai nella mia dispensa e sono i Vasa, sempre quelli soliti. Ho un piccolissimo orribile aneddoto per quanto riguarda i Vasa. L'altro giorno ho dovuto buttare quasi, no, era mezza confezione, perché sono andata, allora qui è sigillato questo contenitore, molto sigillato, sono andata ad aprire e nel coperchio, secondo me era nella confezione, perché comunque queste confezioni sono di carta, cioè sono ben sigillate, però non si sa mai, c'era un bel vermetto bianco. Sono quelle cose che ti succedono, capitano, però di quei vermetti sani, cioè era un bel vermetto felice secondo me. Ovviamente ho dovuto buttare tutto e quindi vabbè. E poi ho preso questo della Fiorentini che secondo me è il pane di segale più buono che esista. Tostato è ancora meglio. Molto spesso mi dicono che io ho dei gusti strani perché i Vasa sanno di cartone, questo è stopposo. No, per me non vale così. E quindi questo è quanto. Io adesso devo mettermi a lessare le patate, altrimenti il polpettone mica si cucina da solo. Ovviamente devo prima pulire tutto questo. Sì, non ho un contorno, nel senso che ho dei broccoli romaneschi. Avete presente il cavolo pino? Quello che... Ho quello che è già lessato, quindi avrei da condirlo soltanto. Però avevo sempre pensato l'idea di fare qualcosa con questa crema di cavolo romanesco. Però boh, non mi è venuto in mente. Nel caso, se abbiate qualche ricetta, per me è sempre un piacere sentirle, quindi scrivetemele pure. Ci sentiamo nei commenti per qualsiasi cosa. Pregate pregate per me, che sono la... No, Pia no, però che sono tanto una brava ragazza. Ma veramente questi 3-4 giorni sono stati tosti. Fattibili, fattibili. Ringrazio sempre il cielo con la faccia per terra. Però, vabbè, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi vado a togliere la faccia, mi metto un bel pigiama. E ci vediamo al prossimo video.